La giornata di uno dei più grandi talenti del mondiale super sport, e non perché io sono italiano e lui è italiano, ma perché veramente è uno dei più grandi in assoluto. Si chiama Paolo Casoli, è il più titolato, vanta 10 vittorie, l'unico che ha 10 vittorie nel carnet, 20 volte sul podio, un solo podio quest'anno. Siamo pronti per vedere il finale di Paolo Casoli contro Fore, Katsuaki, Fujiwara. Onda, Yama, Tonino, che fai? Tonino Carlacci viene spinto e non partono. Ce la fa, si chiude la visiera. Grande gara per Carlacci su una pista difficilissima. Bravi Cruciani, Carlacci. Alessio Corradi, bravissimo. Ma tutti gli occhi sono... Che cosa sta facendo Corradi? Tutti gli occhi sono puntati su il numero 2, sulla Yamaha Belgarda, che ha fatto spettacolo, che ha infilzato, possiamo dire, direbbe Calia, ha infilzato allo spiedo, alla Dingle Dell, un Karl Magerich che gli è costato un titolo mondiale lo scorso anno, e lui si è vendicato con un sorpasso di altissima classe e di grandissima tensione all'interno della Dingle Dell. Eccola qui questa curva incredibile, si arriva da una salita, non si vede l'appoggio per questa S, più che S per una Z, aia, per il numero 33, Robert Frost R6, non si è messa in moto. Allora, pronti per, speriamo sia l'ultima frazione, il Perugia Timing ci darà la somma di tutte queste manche, ma comunque sia bisogna che Gasolio riesca a arrivare un secondo e mezzo da Fore e 2,28 centesimi su Fujiwara. Pronti per il nuovo via, per questa emozionante giornata prima della pausa di agosto. Attenzione, tutti i piloti in griglia, fuori Gianfranco Carloia, semaforo rosso già, attenzione, vai, partenza, viene chiuso Paolo Casoli, secondo, molto bene, ha recuperato, una brutta partenza, Fore, no, Fujiwara, Gasolio secondo, Fore terzo, una onda rossa ancora, il numero 3 Teukert ha preso il posto di Magerich in questa ultima frazione, ma c'è Gasolio, Fujiwara, e attenzione a Fore, mi sa che il colpo lo ha sentito, è quarto. Fabien Fore deve anche pensare alla classifica del mondiale, lo vediamo un po' zigzagante nella scia della R6, guardate il motore, incredibile il motore della CBR F presentata lo scorso anno apposta per il mondiale Superbike. Dalla Honda ritorna il sole, si va al saliscendi con Katsuaki Fujiwara, Dingle Dell, Paolo Casoli secondo, terza posizione per Fore, quarto Teukert, quinta posizione per Courtain, le due Kawasaki partite male, sono molto attardate, anche Pitt è riuscito a ripartire, quindi attenzione all'attacco nel rettilineo, ed è il Paolo Casoli Show, grandissimo sorpasso nel rettilineo, arriva veramente da brivido, va fuori, ma ritorna dentro, ormai ha imparato che riesce a forzare la traiettoria, che non perde, sta a gas spalancato fuori pista in quella fettuccia di asfalto,
e ha preso il comando Paolo Casoli. Grandissima determinazione su Katsuaki. Fujiwara ha avuto la meglio nel saliscendi, che è il rettilineo di partenza. Incredibile avvio di quest'ultima frazione. Paolo Casoli, Fujiwara, fuori, non ti girare. Ed ecco il motore della Suzuki che ha la meglio sulla R6 della Belgarda. Ripassa al comando Katsuaki, Fujiwara. Tutto da rifare per Gasolio, che vi ricordo partito dalla terza fila, al secondo via in seconda fila, al terzo e quarto via in prima fila. Ed eccolo che attacca di nuovo all'interno. Grandissimo sorpasso alla Dingledel, ed è un altro capolavoro. Grandissimo Gasolio, il protagonista di questa giornata. Mi sa che la maglietta con la faccia del figlio Federico non se la leverà più, e finirà tutto il campionato con questa maglietta. In una giornata eccezionale per Paolo Casoli, qui velocissimo in carena, accucciato nella sua R6 Belgarda. Katsuaki, Fujiwara, Fauré, Courtain, Kellner, questo è il gruppo. Poi Ian McPherson, attenzione. Allora, Fauré ancora in testa, Fujiwara secondo. Fauré in testa perché è un secondo e mezzo da Gasolio. Se Gasolio riesce a distanziare di un secondo e mezzo Fauré, vince la gara. Deve distaccare di 3 decimi Fujiwara. Niente da fare per Gasolio, deve vincere per distacco. Niente da fare, guardate che motore Suzuki, sverniciato da Fauré che passa al comando. Grandissimo attacco di Fabien Fauré, incredibile attacco a pacco le sospensioni anteriori della CBR. Che attacco di Fauré, grande motore, ma ci ha messo del suo. E attacco ora di Gasolio, la Supersport alla Dingledel. Paolo Casoli, il re di Brands Hatch, è ritornato Gasolio. Grandissima giornata per Paolo Casoli, un'incredibile serie di sorpassi. Di nuovo si sfiorano le carene, Fujiwara, Paolo Casoli, sono i tre che si stanno giocando la vittoria. Via dentro Fujiwara, ma non molla, grande staccata, piuttosto va fuori e poi rientra Gasolio. Eh sì, va fuori di nuovo e rientra, incredibile, pur di non mollare. Grande Gasolio, intanto è minaccioso Ian McPherson, numero 9, l'altra onda Tenkate. Gasolio con il coltello tra i denti si difende dagli avversari. Fauré ha ripreso un grandissimo ritmo, convinzione, determinazione. Primo piano della Pirelli di Ian McPherson. Fauré e Fujiwara secondo. Che motore che ha la Suzuki del team Alstar Corona. Riprova l'attacco interno Gasolio, irresistibile quest'oggi, incredibile serie di sorpassi, è veramente la categoria più bella al momento alla Dingledel. Un magico Paolo Casoli con nella scia Ian McPherson, Kevin Courtain, Kellner. Veramente una gara come non si vedeva da tempo. Allora scappa Fauré, vuole la vittoria il francese, con attacco di nuovo di Fujiwara. Gasolio non molla, 5 giri al termine di questo adrenalinico spettacolo, e McPherson rischia di brutto, viene infilato da Courtain. Sì, eccolo l'attacco di Courtain, ha dovuto chiudere, ma il terzetto di testa che ci sta regalando emozioni a non finire, e c'è un italiano, si chiama Paolo Casoli, Yamaha Belgarda numero 2 con Fauré e Fujiwara. Gasolio deve recuperare, deve staccare Fujiwara, il podio se lo giocano loro. Grande il numero 15, Cruciani è 12° assoluto.
e settimo Corradi, nono Carlacci. Grande giornata per gli italiani su una pista difficilissima. Settimo Corradi, nono Carlacci, dodicesimo Cruciani, terzo un fantastico terzo assoluto, Gasolio, che ora è secondo e va di nuovo all'attacco con il coltello tra i denti quando c'è da guidare. E Gasolio guida, non ti girare Foré, non ti girare, è costato caro il controllo di Paolo Casoli, un avversario pericoloso per chiunque nel mondiale supersport. Guardate come spalanca il gas e ora si mette nella scia, guardiamo se ha il coraggio di attaccare. Paolo Casoli all'interno, Foré, attacco all'interno, chiude la porta, bravissimo Foré. È veramente una gara da brivido quest'oggi a Brands Hatch. Arrivano mettendo in crisi la ciclistica di serie, il telaio, il monotrave d'alluminio delle giapponesi quattro cilindri, velocissime, quattro giri al termine di questo fantastico spettacolo. Bisogna dire che Paolo Casoli oggi ha rimediato a tutte le gare opache che ha fatto nel corso della stagione. È tornato il magico Gasolio, guardate ora come si deve difendere dal motore stratosferico della Suzuki con questa staccata da campione, incredibile dove è riuscito a frenare. È veramente fantastica la grinta di Gasolio, ottimo il lavoro di tutti i ragazzi della Belgarda capitanati da Maio Meregalli. È sempre la Yamaha R6 più veloce. Dingoldell per Foré, Paolo Casoli. Fujiwara guida bene oggi, guida bene, molto concentrato, chiude bene le traiettorie, anche ottimo telaio della Suzuki. Terzetto di fuoco, ultima curva difficilissima, qui bisogna spalancare per, guardate il motore della Suzuki. Gasolio, 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 esterno, va fuori, andiamo, guardiamo se va fuori, no, va fuori Foré, incredibile, attacco, chiude la porta. Questa è una gara da registrare e rivederci durante l'inverno. Sbacchettata della show anteriore per Foré, sono non al limite, oltre il limite. Giro veloce 1.30, Jain McPherson dopo la violenta scodata riprende ritmo e ripassa davanti a Courtain, muti nel box Tencate, ci vuole altro che un mese di vacanza. Ed ecco di nuovo il grande motore e la grande grinta di Fujiwara, ma non c'è niente da fare per Paolo Casoli che molla i freni, stacca dove nessuno riesce a staccare e mantiene il secondo posto. È veramente innegabile la differenza di potenza tra la R6 Belgarda e la Suzuki e la Honda, ma ci mette del suo così al comando Paolo Casoli. Dopo la Dingoldell ci mette del suo guidando in modo stupefacente. Paolo Casoli risponde, Foré al comando, di nuovo scambio di posizioni, veramente un duello, non ti girare, proprio lì è costato carissimo, incredibile. Fabien Foré ai ferri corti e Gasolio dentro, incredibile sorpasso di Paolo Casoli, fuori Foré, passa Jain McPherson al comando e Gasolio è secondo. Courtain si tocca con Fujiwara, incredibile attacco, ora si sfiorano le carene, Jain McPherson contro Paolo Casoli, Fujiwara, Fujiwara all'interno di Gasolio e Jain McPherson che prende le redini. Foré ora è quinto in questa incredibile concitata frazione. E torniamo sullo spettacolo magico di McPherson. Fujiwara perde due posizioni, per vedere quella faccia ci siamo persi Gasolio che ha perso due posizioni, Foré, Fujiwara, Gasolio, rischia di perdere il podio. Paolo Casoli recupera, poi McPherson, Toiker, Kellner, Corradi settimo, magico, Carlacci nono, Fujiwara grandissimo, Fujiwara, Dingoldell numero 9, McPherson, Courtain numero 5, Paolo Casoli. Siamo pronti per la bandiera a scacchi. Attenzione al grande finale.
tremati ai box, è dimagrito. Francesco Batta, Katsuaki, Fujiwara, attenzione, volata finale, Gasolio, ed è l'ultimo giro da brivido. Paolo Casoli passa Courtain e deve agguantare, arriva di traverso Ian McPherson al tornantino, il numero 2 si difende da Courtain, deve attaccare il numero 9. Fore ha mollato, Fore non ce la fa più, ha mollato dopo l'uscita largo, è rientrato, rimane dietro, coperto. Un ultimo giro di una gara da brivido, la gara più lunga del Mondiale Supersport, con un fantastico Paolo Casoli, il numero 37, Katsuaki, Fujiwara, attento Gasolio, Courtain, niente da fare, chiude bene, stacca come solo lui riesce a fare, in crisi la ciclistica dell'R6, giro finale da Cardiopalmo, attenzione, è il temibile McPherson, Dingledel, vai, forte, uscita incredibile per Gasolio, ci sta regalando una delle più belle gare della sua carriera, Paolo Casoli, Paolo Casoli su Ian McPherson, volata finale e si va all'ultima curva, la terza, no, la quarta frazione la vince un grande Katsuaki Fujiwara davanti a McPherson e a Paolo Casoli. E ora Perugia Time ci dice chi ha vinto questa incredibile gara. Fujiwara, Fore secondo e Paolo Casoli sul podio. Incredibile. Ah, incredibile finale. E finalmente sorrisi al box Tenkate, al box, no, non sorrisi al box Tenkate. Veramente io credo che Fujiwara ha vinto la gara, ma il mondiale sia saldamente in mano a Fabien Fore. Grandissima gara di Fujiwara. Fore troppo nervoso, è volato anche in terra, è riuscito a ripartire. Eccezionale prestazione di Paolo Casoli, grandissimo Alessio Corradi, settimo guardiamo, e nono nell'assoluta Tonino Carlacci. La riscossa degli italiani in questa incredibile gara, il mondiale, aspettiamo la sovraimpressione, dovrebbe essere nelle mani della Tenkate Honda numero 99 di Fabien Fore. Quindi attenzione per veramente una serie di emozioni a non finire, e nella battaglia è riuscito ad avere alla meglio un determinatissimo, eccolo, Katsuaki Fujiwara, in una gara che ha avuto 4 partenze. Fore in testa al mondiale 138, Fujiwara è il secondo nel mondiale e Chambon perde terreno drammaticamente, 115, ma anche Pitt perde terreno, guadagna un po' Gasolio che ritorna a farsi vedere nelle parti alte della classifica. Fujiwara vittoria e secondo posto nel mondiale, scavalca il compagno Chambon. Allora mi dicono che andiamo in tra 20 minuti in diretta con gara 2, quindi giornata di grandissime emozioni dopo questa lunghissima Super Sport. Io ringrazio tutto il personale che ha collaborato alla perfetta messa in onda di questa gara, al preziosissimo aiuto di Fabrizio Calia, grazie a tutti voi. Vi ricordo Fujiwara vince davanti a Fore, podio strepitoso di Paolo Casoli, grande Corradi settimo, nono Tonino Carlacci, dodicesimo Cruciani, per questa lunghissima e bellissima gara della Supersport. E vi do appuntamento tra circa 20 minuti, diretta gara 2 mondiale Superbike da Brands Hatch. Grazie.